Vogliamo in questo momento ascoltare l'ultimo messaggio dato da Maria. Messaggio dato quello annuale a Miriana, esattamente il 18 marzo. Vogliamo vedere in questo momento, tutti assieme vogliamo leggere, che cosa Dio ci ha detto attraverso Maria. Cari figli, con amore materno vi invito a guardare mio figlio con piena forza, fede e fiducia. Apritegli il vostro cuore e non abbiate paura, perché mio figlio è la luce del mondo e in lui c'è pace e speranza. Per questo vi invito ancora, ancora e ancora a pregare per quei miei figli che non hanno incontrato l'amore di mio figlio, affinché mio figlio possa illuminare i loro occhi con la sua luce di amore e di speranza. E voi, figli miei, che lui vi rafforzi e vi dia pace e speranza. Io sono con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Eccoci qui, cari fratelli e sorelle, a cercare di meditare questo messaggio. Ci si aspettava di tutto, ci si aspettava che avrebbe detto chissà cosa, perché siamo in attesa delle manifestazioni gloriose di Dio attraverso Maria, Maria di Medjugorje, e ci aspettavamo che questo messaggio del 18, sappiamo che è una data particolare e hanno detto quando inizieranno i segreti si capirà del perché del 18. Ebbene, non so se lo capiamo già quest'anno, sarà il prossimo. Ma vediamo quindi che cosa ci ha detto, cari figli. Con amore materno vi invito a guardare mio figlio con piena forza, fede e fiducia. In questo tempo così oscuro, ancora Dio attraverso Maria ci dice scommettete tutto su Gesù. La Madonna ci dice guardate, vi invito, volete essere intelligenti, volete vivere bene questo tempo? Guardate mio figlio con piena forza, fede e fiducia. San Paolo scrive una delle sue epistole agli ebrei e agli ebrei dice proprio fissate lo sguardo su Gesù, che è il compitore, il perfezionatore della fede, che è colui che dà la fede e la porta a pienezza. Maria ci dice guarda a Gesù, mio figlio, come l'unico Dio, in poche parole, abbi fiducia di lui. State guardando troppi telegiornali, state guardando troppe schifezze, state ascoltando troppe cose, guardate a Gesù se volete vivere bene, con piena forza. Ritornate al Signore con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze. E questo c'è, guardare a Gesù, quindi anche un tornare a Gesù, significa che in qualche modo non guardiamo Lui, chissà cosa guardiamo altro. Tutti i nostri social e guardiamo quello che ha scritto questo, quello che ha scritto quello, che ha scritto quello là, e così poi andiamo in panico, paura. Sapete che l'ansia, la depressione, tutto questo è aumentato. Grazie a che cosa? Grazie al fatto che vogliamo tenere sotto controllo tutto e non possiamo. Sì, preghiamo, ma non ci fidiamo. Ecco che allora la Madonna ci richiama a questa fiducia, ci richiama ad avere fiducia in Gesù guardandolo, contemplandolo. Ma contemplarlo significa leggere anche la sua parola ci rivela lui, ci dice lui, ci parla di lui e ci fa parlare lui a noi. Quindi è un amore materno questo, dice, dai, io conosco Gesù, fidatevi, fidatevi, con piena forza, fede e fiducia, guardate a lui. Aprite il vostro cuore e non abbiate paura. Apritegli il vostro cuore, quante volte abbiamo sentito questa cosa, ma anche nei gruppi di preghiera, aprite il cuore al Signore. E cosa significa aprire il cuore? Significa ascoltare. Davvero? Aprire il cuore significa ascoltare? Sì. Chi ce lo dice? Ce lo dice Dio nell'Apocalisse, al capitolo 3, dice, io sto alla porta e busso. Io sto alla porta e busso, la porta del cuore. Io sto alla porta e busso. Chi mi apre e mi ascolta, e mi ascolta, e mi ascolta, io entrerò e ceneremo assieme. Aprire quindi il nostro cuore, come ci chiede la Madonna, significa stare attenti alla parola di Dio, a quello che Dio ci dice. E se noi teniamo il cuore aperto, la parola entra. È come quel terreno, lo ricordate la parola dei quattro terreni? È quel terreno buono che accoglie. Accoglie e poi porta frutto. Gli altri due l'hanno accolto, ma solo per un attimo e poi via. Aprite il vostro cuore e non abbiate paura.
Ma come? C'è una guerra in corso, ci sono ancora delle restrizioni, ci hanno già detto che quest'autunno arriveranno altre cose più brutte, ci hanno detto di tutto. Non abbiate paura. Non abbiate paura, ci dice Maria, perché anche Gesù ci disse: non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Io ho vinto il mondo. E quello che è in voi è più grande di quello che è nel mondo. Non abbiate paura, ma come si fa a non avere paura con tutto quello che sentiamo? Appunto. Non si ha paura se smettiamo di sentire le notizie sbagliate. Sì, ma c'è una guerra, c'è questo, ci sono delle crisi. Sì, ma qual è la parola di Dio? Che cosa vogliamo lasciare l'ultima parola al mondo o gliela vogliamo lasciare a Dio? La Madonna sa che se noi ci fidiamo di Dio saremo benedetti, se invece noi ascoltiamo il mondo saremo il contrario di benedetti. Ci verrà rubata la grazia, disgraziati. Aprite quindi il vostro cuore a Gesù e non abbiate paura, non abbiate paura. Non ci sia paura, l'ha detto ai suoi discepoli in un tempo molto difficile Gesù, ma ancora adesso non abbiate paura, fidatevi. Tanto la vostra vita è fatta per il cielo, quindi non abbiate paura. Addirittura Gesù dirà: non abbiate paura di quello che possono farvi gli uomini, abbiate paura piuttosto di finire all'inferno, ma non di quello che gli altri possono farvi. Quindi non abbiate paura neanche della guerra. Perché, prosegue la Madonna, dice: il mio figlio è la luce del mondo, in lui c'è pace e speranza. Cioè, se noi apriamo il cuore a Gesù e non abbiamo paura perché ci fidiamo di lui, ecco che lui è luce e la luce si sa che sconfigge le tenebre. Le tenebre nella Bibbia sono l'opera diabolica di morte, di distruzione. Quindi se entra la luce, le tenebre scompaiono, il diavolo scompare, la morte scompare. La distruzione scompare, c'è la grazia. Mio figlio è la luce del mondo, in lui c'è pace e speranza. In lui. Quindi quando non abbiamo pace, quando non abbiamo speranza, è perché preghiamo lui ma siamo fuori di lui. Come i due figli, sia il figlio del prodigo che il figlio grande sono fuori della grazia di Dio. Ecco che anche io e te, se non abbiamo pace e speranza, perché non siamo ancora in pieno contatto con Gesù, sì, lo preghiamo, sì, ci rivolgiamo a lui, sì, chiediamo a Maria, prega Gesù perché mi dia questo, quello, quell'altro. Ma non siamo in Lui. In Cristo c'è pace, in Cristo c'è speranza. Per questo la Madonna ci guida lì. Per questo la Madonna ci porta a scoprire teologicamente come si riesce a ottenere la grazia. Andando nel cuore di Gesù. E si va nel cuore di Gesù con la fede, con la fiducia, con la lode, con il ringraziamento, ecco che siamo lì. E se andiamo lì, come facciamo a essere sicuri che siamo lì? Se c'è pace e c'è speranza. Prosegue poi la Madonna dicendo ancora: per questo vi invito ancora, 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 oh, ancora, 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 dice la Madonna, e ancora, quindi l'ha detto tante volte, e ce lo dice ancora: pregate per quei miei figli che non hanno incontrato l'amore di mio figlio. Pregate per quelli che non pregano, pregate per quelli che non credono, pregate per quelli che non entrano in chiesa, pregate per quelli che bestemmiano, pregate anche per quelli che fanno del male, pregate per tutti quelli non salvi. Non sono salvi perché non hanno incontrato l'amore di Dio, perché se l'avessero sperimentato, come noi per grazia, se lo godrebbero. E allora dice: e ancora, ancora, ancora pregate, affinché mio figlio possa illuminare il loro cuore con la sua luce di amore e di speranza. Che cosa ci sta dicendo la Madonna? Voi siete salvi, sì, avrete delle difficoltà nel mondo, ma voi siete salvi. E quelle persone finiranno l'inferno? Dipende molto da noi, se preghiamo o no. La Madonna che desidera che tutti siano salvati come Dio, che non è venuto a condannare ma a salvare e spera che tutti si salvino, ci chiede di aiutarla con le nostre preghiere. Pregate, pregate, pregate. Pregate soprattutto per cosa? Per loro. Perché noi, ok, potremmo vivere un po' di purgatorio qui, ma poi entreremo in paradiso. Ma quelli possono perdere l'anima per l'eternità, terribile, l'inferno per l'eternità. E possono essere anche i nostri cari. Quindi ci dice: ancora, ancora, ancora pregate. E mentre noi preghiamo, ecco che Dio può toccare il loro cuore, affinché, dice, mio figlio possa illuminare i loro cuori. Quindi non diamo nessuno per disperato completamente, non diamo nessuno per perduto completamente, perché la Madonna ci dice qui che se noi preghiamo, Dio potrà toccare i loro cuori. E
con la sua luce, l'amore e la speranza, cioè li illuminerà e anche loro cambieranno. E a voi, poi si rivolge ancora a me e te, e a voi, miei figli, figli miei, figli di Maria, che bello, che lui vi rafforzi, vi dia pace e speranza. Ma l'aveva già detto prima, sì. La pace e la speranza diventano la nostra forza. Neemia capitolo 8 dice: la vostra gioia sia la vostra forza. La forza viene dalla gioia, viene dalla fiducia, viene dalla grazia. E in che modo abbiamo visto prima? Se noi apriamo il cuore a Dio e ci fidiamo. Dice: dai, 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 ve lo ricordo, ancora, ancora, ancora vi dico, pregate per tutti gli altri. E mentre voi lo fate, crescerete anche voi. Sarete rafforzati in tutto questo, avrete pace e speranza. Non dice le cose fuori cambieranno, speriamo sicuramente che la preghiera anche di questo 25 marzo fatta dal Papa porti frutto, ma in qualunque caso la pace, la speranza, la grazia dipendono dalla nostra fiducia. E ancora poi ci dice la Madonna: io sono con voi. Ma la Madonna sta cercando di tranquillizzarci, di dire: io ci sono. Ma sta succedendo questo, quello, su e giù. Lo so, dice la Madonna, sono 20 anni che vi dico di pregare per la pace e non l'avete fatto. Adesso guarda, lì c'è una guerra. E adesso vi tocca pregare ancora di più. Ma sappiate che io sono con voi. Sappiate che io sono con voi. Non abbiate quindi paura. E allora vogliamo accogliere questo messaggio, dire grazie alla Madonna, dire grazie a Dio che ci ha mandato la Madonna a ricordarci di questa vicinanza, del fatto che noi dobbiamo puntare il nostro sguardo su Dio, dobbiamo avere fiducia, dobbiamo pregare per tutti, ed ecco che noi allora riusciremo a vivere bene anche questo tempo. Dio vi benedica grandemente, a presto.